Ok, partito. Allora, ciao ragazzi, subito sto facendo così al volo perché ho appena finito di ascoltare l'album di Dargen D'Amico, l'ultimo, quello che ha pubblicato prima di Sanremo, Ciao America. Allora, partiamo subito, questo non è un album per tutti, perché proprio starci dietro è tosta. In realtà questo album lo devo ascoltare proprio quando uscì, ne sto parlando adesso perché proprio non ho avuto tempo per registrarlo. Registrare il video dove ne parlavo e diciamo che molte tracce mi sono rimaste impresse, soprattutto le prime 3-4 sono state molto molto di impatto, soprattutto quella con Guè, incredibile ma vero. E diciamo che sono state delle tracce che sono, come dire, molto particolari, perché i testi, proprio come è solito fare Dargen, sono molto complessi, perché proprio sembra che tu l'hai capito, però appena lo capisci, capisci altre cose che sta dicendo e quindi cioè, ti devi mettere là a impazzire. La cosa molto carina è che mi è piaciuta è il fatto che la musica, cioè, c'è molta elettronica, molta musica elettronica, difatti dentro una traccia, energia elettronica, ritorna c'è quella proprio, cioè è da rave, a un certo punto proprio sembra di stare in un rave a un certo punto. Quindi diciamo che c'è musica per tutti i gusti, album come Cristo vuole, perché è fatto bene. L'unica nota negativa che ho trovato ogni tanto è forse che è il suo punto di forza, il punto di forza di quest'album, il fatto che non capisco dove vuole andare. Perché poi mi è sembrato che tutto quello che dica sia traccia per traccia. Non c'è un filo unico del discorso. Però questo può essere un limite mio perché io ancora i testi non li ho letti, cioè non ho ancora fatto come per tutti gli album di Dargen, dove mi sono messo lì a leggere i testi e cercare di capire. Qua ho provato a fare invece l'ascoltatore medio normale, dove, come dire, leggevo, cioè ascoltavo e provavo a capirlo mentre ascoltavo, non se senza leggere il testo. Quindi secondo me un buon 60% di quello che lui vuole dire non l'ho ancora colto. Però per il resto, album molto godibile, molto bello. Ce cioè, lo consiglio se cioè, lo consiglio a una persona che, come dire, è molto attenta ai testi. Non lo consiglio al primo, cioè all'ascoltatore medio del rap, ma lo consiglio a uno che è abbastanza spiccato mentalmente, perché proprio starci dietro ad Argen è difficile. Poi per il resto, boh, tutto in regola.